tanti auguri di Buon Natale a tutto il mio canale Fancarino. Questo episodio sarà puramente informativo, diciamo, quindi non vi spiegherò niente di tecnico, ma volevo darvi tanto il mio augurio per queste buone feste e concentrarci un po' su quello che tratteremo l'anno prossimo. Come vedete, la cadenza delle uscite è molto irregolare, ma diciamo che questo è un progetto laterale. Devo dare priorità a lavoro, a mia figlia che ha 8 mesi e mezzo, e quindi diciamo ci sono delle priorità. Quello che vedremo nell'anno che verrà, sperando sia migliore di questo, non credo ci voglia poi molto. È una serie di argomenti abbastanza variegata. Intanto ci terrei a guardare, diciamo, i vari standard del GIS insieme a voi, spiegarvi quali sono le differenze tra il raster, il vettoriale, il geopackage e altri tipi di dato. Sto mescolando un po' di cose, ovviamente. E poi mi piacerebbe parlare delle proiezioni geografiche, che sono un argomento molto complicato. Vorrei farlo in modo abbastanza tecnico, cioè spiegando esattamente qual è la differenza e se ci scappa anche qualche formula effettiva, cioè capire perché si usano certe proiezioni e non altre proiezioni. Un'altra serie che vorrei fare è sulla location awareness, sull'uso del remote sensing, del LIDAR e di queste tecnologie. Quindi gli argomenti sono assolutamente vasti. In mezzo a tutto questo vorrei anche farvi vedere un po' quello di cui mi occupo tutti i giorni, quindi qualche prodotto di 3DGIS, in particolare le tecnologie che sto seguendo io direttamente, sviluppando, giusto per farvi un po' una panoramica di cosa si può costruire con quello che vi sto raccontando fondamentalmente. Per questo episodio diciamo che è tutto, vi ringrazio per l'ascolto, vi ricordo sempre che se volete potete lasciare un commento, se ci tenete a farmi contento iscrivetevi al canale, e quindi tanti auguri e ci sentiamo nel 2021 per un nuovo episodio di Storie del Mondo GIS. Grazie mille e ciao!